Buona giornata e soprattutto buona settimana, sono le 8:20 di questo 8 maggio, bentornati con Mattina 24 live. In apertura gli esteri, perché ci sono stati nella notte una serie di attacchi ed anche notturni sulla capitale dell'Ucraina, a Kiev, numerosi scontri e feriti, la contraerea è entrata in azione e diversi droni russi sono stati abbattuti. Tre persone sono rimaste ferite sul luogo di una esplosione in due distretti. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine ha comunicato che sono stati inviati 35 droni kamikaze e sono stati tutti distrutti dalla contraerea. Missili poi sono stati lanciati su Odessa provocando esplosioni e incendi, ma in queste ore l'attenzione è di nuovo puntata sulla centrale nucleare di Zaporizhia, con il rischio per quanto riguarda sia l'Ucraina che il mondo intero di essere attaccata nuovamente dalle forze armate russe. Intanto la brigata Wagner rimarrà nelle zone della Russia interessate ai combattimenti dopo che il suo leader aveva protestato con Mosca perché non erano arrivate nuove munizioni. Adesso veniamo alle notizie di casa nostra. L'apertura naturalmente spetta di diritto al Giro E, la terza tappa dell'iniziativa della RCS Sport, che ripercorre con modalità e-bike a pedalata assistita alle tappe della Corsa Rosa, che parte dalla città ovantina di Cerignola. Fra poche ore sarà Piazza Duomo a Cerignola nel Foggiano il fulcro centrale della terza tappa del Giro E Cerignola Melfi, l'iniziativa della RCS Sport che ripercorre le tappe della celebre Corsa Rosa in modalità e-bike, ossia a pedalata assistita. Si tratta di biciclette che consentono a ciclisti normalmente allenati di affrontare le salite di solito riservate ai campioni. L'evento fa vivere a tutti gli amanti della bicicletta l'esperienza della Corsa Rosa, di cui ricalca il percorso. A cambiare sono unicamente le località di partenza, oltre che il chilometraggio della tappa, che è minore, e le biciclette omologate con motori da 250 watt per una velocità di 25 km orari. Nel corso dei giorni che hanno preceduto la tappa di lunedì, due eventi hanno richiamato l'attenzione degli appassionati. Giovedì l'incontro con l'ex campione del mondo Maurizio Fondriest, avvenuto a Palazzo Fornari, e successivamente la notte in Giro, in cui i protagonisti sono state le associazioni del territorio di diverse entità. La popolazione ofantina è inondata con la loro presenza all'evento, mettendo un buon viatico per il futuro, ossia di ospitare la Corsa Rosa principale, tappa, partenza o arrivo, sogno non del tutto irrealizzabile. Noi naturalmente ci saremo e vi racconteremo tutto con interviste ed immagini nel corso di Lunedì Sport delle 17:30 ed anche questa sera della nostra edizione principale di Dentro la Notizia. Si preannuncia una battaglia durissima di fronte alla Corte Costituzionale tra la Regione Puglia ed il Governo Nazionale, dopo che quest'ultimo ha nominato un commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo in programma a Taranto nel 2026. La decisione, arrivata nelle scorse ore, ha fatto infuriare il governatore pugliese Emiliano, che ha deciso di ricorrere alla decisione governativa attraverso un ricorso. Nei mesi scorsi i due ministri del governo, Fitto per l'attuazione delle PNRR e Abodi allo sport, avevano mandato una lettera manifestando perplessità e ritardi per la costruzione delle opere. Di contro la regione afferma che il governo non poteva commissariare se stesso, visto che fa parte del comitato. Lo scorso aprile si era riunita anche l'assemblea
l'indirizzo dei giochi, presieduta da Emiliano, che aveva approvato il bilancio consuntivo 2022, e per ribadire che non erano stati rilevati né ritardi né omissioni da parte del comitato direttivo. Su questo punto si giocherà la battaglia legale, mentre l'opposizione di centrodestra al governo regionale aveva salutato l'arrivo del nuovo commissario dei giochi. Ed ora apriamo una ampia pagina dedicata alla cultura tra omaggio dei libri ed arte. Cominciamo da questo primo obiettivo perché è stata presentata presso la libreria L'Albero dei Picchi di Cirignola nel Foggiano il libro di Valentina Cianamir. Seconda a chi un libro molto bello, interessante, che la stessa autrice di origini cirignolane, ma che vive a Milano, ha portato con entusiasmo nella terra d'Opanto dove è nata. Noi l'abbiamo intervistata. Ecco che cosa ci ha detto ai microfoni di World News Web 24. Dunque, nel maggio dei libri, qui all'Albero dei Fichi per presentare il tuo lavoro dal titolo Secondo a chi? Lo possiamo vedere. Col sottotitolo Trovare il proprio posto nel mondo anche se non è il Il primo. primo. Come mai? Allora, questo libro nasce da un'esperienza personale, come spesso succede, no? Io nella vita mi sono sempre sentita un po' seconda, un po' perché sono secondogenita, un po' perché, per esempio, quando ero piccola partecipavo ai concorsi di poesia e mi classificavo sempre seconda. Poi, anche crescendo, anche all'università o al lavoro, mi capitava di arrivare sempre vicino alla vetta, no? Ma mai in cima, mai in quel momento che metti la bandierina e dici, oddio, ce l'ho fatta, evviva. Era sempre quasi, non da essere, come dire, l'ultima, ma neanche la prima, che poi anche essere ultimi non è una cosa sbagliata, cioè voglio dire, le classifiche, la vita è fatta di scale, si è a volte primi, si è a volte secondi, e così ho iniziato a indagare questo tema dell'essere secondo e ho trovato tante persone che vivono la seconditudine, diciamo così, in maniera diversa. Partiamo dagli sportivi, dai personaggi letterari, da donne nel mondo della politica. Insomma, sono tante le persone che vivono l'essere secondo come un momento della vita e non una cosa che ti caratterizza, perché è una Certo. fotografia di quel momento. Poi, appunto, hai modo di diventare anche primo o anche di scendere. Cioè, l'importante è prendere consapevolezza, insomma, che è un percorso e quando sei secondo molto spesso hai sempre voglia di arrivare, cioè ti resta quella fame di vita e di voglia di farcela. Senti Valerita, quanto tempo ci hai messo per scrivere questo lavoro? Allora, in realtà un anno circa, che non è tantissimo, secondo me, perché io avrei voluto molto più tempo, però in realtà molte idee ce le avevo già. È stato un anno di ricerca, poi a un certo punto, siccome l'editore ha bussato alla mia porta, ha detto guarda che mancano 3 mesi, me lo devi consegnare, allora ho fatto un po' di corsa, diciamo, la parte finale di stesura. Io avrei voluto avere, non so, anche solo 6 mesi in più, perché ci sono tanti temi che si possono, come dire, ricollegare a questo essere secondi, però sono contenta anche con i suoi errori, perché questo libro io non dirò mai quali sono, ma ci sono anche un po' di errori, però non li dico. Ho lavorato dietro le quinte, mi sono occupata della parte del web, perché nasco praticamente nel mondo digitale, in realtà anche dalla carta, perché sono stata anche giornalista Certo. della carta stampata, però a strisce ero dietro le quinte, lavoravo con gli autori e lavoravo soprattutto sulla parte web. È stata un'esperienza molto formativa, molto bella, perché è stato un privilegio poter vedere come viene costruita una trasmissione televisiva che è un successo da 30 anni, anche di più forse. E quindi, anche senza andare, insomma, davanti alla telecamera, stare dietro, forse, ecco, a volte stare dietro ti permette di vedere tanti segreti che avanti alla telecamera magari non conosci. Ecco, quindi mi sento privilegiata di aver fatto quel percorso, quell'esperienza lavorativa. Grazie Valentina. Come sapete, gli appuntamenti con la carta coalizioni che abbiamo avuto nel corso di questi mesi sono stati anche importanti, anche da un punto di vista culturale, ed anche in questo caso lo è perché quello che vi andiamo a presentare lo vedete dal nostro monitor, grazie alla nostra preziosa regia, la presentazione delle opere di Federica Strano che avvengono in sabato 6 maggio a Catania. Ciao Approfitto della presenza di Federica per chiederle, insomma, una domanda forse scontata, ma fino a un certo punto, a 14 anni realizzare queste opere d'arte, che effetto fa?
È speciale, diciamo. Cioè, fin da piccola ho questa passione, ora sono molto felice di espanderla in questo modo e sono molto felice di questa opportunità. Sento Federica, si aspettava di avere tutte quante queste emozioni racchiuse nell'evento di oggi? In realtà no, io ho sempre disegnato solo per me stesso, per la mia famiglia, e non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Bene, questa è un'ottima iniezione di fiducia. Buonasera, l'onore mio di conoscerla, signora Strano, anche perché mi posso anche permettere di farle una domanda e chiederle se veramente in questo senso le opere di Federica hanno avuto il sostegno evidentemente suo e della sua famiglia. Sì, questo sicuramente, perché lei fin da piccola ha mostrato questa attitudine all'arte, quindi noi, sia io che il padre, l'abbiamo sempre incoraggiata. Allora, i regali che facevamo a Federica erano sempre, sempre sull'arte, quindi o colori o album da disegno, ma era lei stessa comunque che ce li chiedeva fin da piccola, quindi l'abbiamo un po' incoraggiata. Ma lei anche bastava vedere un'immagine, già la riproduceva, aveva un foglio davanti anche su un giornale e lei subito prendeva carta e penna e colorava, quindi già si è visto fin da piccola. Poi anche i professori l'hanno incoraggiata su questo, anche l'hanno consigliata di prendere il studio d'arte, infatti lei frequenta il liceo artistico, quindi è stato un continuo di appoggi che ha avuto sia da parte nostra che anche da parte della scuola. Senta, signora Strano, facendo i complimenti per la sua cortesia, ma anche per l'eleganza, naturalmente. Le chiedo se ci sono dei progetti futuri di Federica insieme con la Cartago. Ma io spero di sì. Abbiamo iniziato da poco questa esperienza con la Cartago, infatti li ringrazio per questa opportunità che ho dato a mia figlia, che è stata una cosa del tutto imprevista, perché nessuno si aspettava insomma, questo riconoscimento da parte di loro per mia figlia, perché è stato un incontro totalmente casuale. Quindi da questo incontro è nata questa bella esperienza. Spero sì che comunque continui. Cioè, lei è molto giovane, è figlia, quindi prima deve pensare allo studio, quindi lo studio viene prima di tutto. Poi se ci Ecco, sarà un'altra opportunità, sicuramente. devo dire che l'età giovane certamente conta in un mestiere come quello dell'arte particolarmente complicato, signora Strano, quindi Sì. indubbiamente anche questo è un fattore che non deve essere sottovalutato, evidentemente considerando la giovane età di Federica, evidentemente. Sì, infatti, sì, anche questa, molto giovane. È stato un po' presto, però va bene così, vuol dire che adesso era il momento per iniziare, poi vediamo che continui comunque. E adesso la pagina sportiva, la Serie A, la grande festa azzurra del Napoli alla Maradona, vittoria contro la Fiorentina per 1-0 con i razzisti nei confronti di un giocatore della Juventus che va a interrompere per un minuto la sfida contro l'Atalanta, vinta peraltro, si complica invece la salvezza per il Lecce. La grande festa del Napoli dopo la conquista dello scudetto giovedì scorso ad Udine è scoppiata al Maradona nel teso confronto contro la Fiorentina. Uno stadio tutto azzurro con la coreografia del tricolore ha inaugurato la festa anche con i viola che hanno reso omaggio ai campioni d'Italia. Sul campo vittoria azzurra per 1-0 con la firma di Osimhen che realizza uno dei due rigori assegnati, l'altro lo sbaglierà. Sconcerto a Bergamo dove nel corso di Atalanta Juventus, un giocatore viene preso oggetto di cori razzisti. L'arbitro ferma la gara per un minuto, poi il giocatore Vlahovic realizzerà il gol del 2-0 che consente alla formazione bianconera di approdare al secondo posto a spese della Lazio, KO dal Milan sabato. In chiave salvezza il Lecce nei guai. I salentini perdono in casa ad opera del già tranquillo Verona, fino a un certo punto 1-0 con la firma di Ngonge. Adesso decisive le ultime 4 giornate per la loro permanenza in Serie A. Le partite del lunedì chiudono il turno con Empoli-Salernitana, già fuori dall'incubo della B, Udinese-Sampdoria con i blu cerchiati già retrocessi e Sassuolo-Bologna, entrambe tranquille per una finale di stagione senza sussulti.
Prossimo appuntamento con la nostra informazione alle 17.30 con Lunedì Sport e poi naturalmente stasera con Dentro la Notizia. A tutti voi grazie della vostra attenzione e buona mattinata.